Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi dirò 8 segnali per riconoscere uno psicopatico. Perché spesse volte si sa, no, soprattutto per le persone più fragili, possono imbattersi in psicopatici senza nemmeno rendersene conto. Quindi adesso vi dirò 8 segnali, 8 campanelli d'allarme in cui vi dico, se li notate, scappate. Assolutamente. Primo segnale, lo psicopatico è un bugiardo patologico, cioè significa che mente allo scopo di manipolare gli altri o di ferirli. Faccio un esempio. Mio padre a volte mi racconta spesso di una storia, praticamente, in cui ci sta una coppia sposata di moglie e marito. Il marito praticamente se n'è andato, diciamo, con un'altra. La moglie l'ha scoperto ed è andata praticamente la moglie dal marito a fare una scenata, perché è normale, no? Penso che tutti avremmo fatto così. E il marito cosa ha fatto? No, perché sei tu, vedi, tu soffri di questo complesso, quest'altro. E alla fine, praticamente questa signora che era abbastanza manipolabile, si è fatta manipolare dal marito. Però in realtà, apri gli occhi, tuo marito t'ha tradito. Secondo segnale, lo psicopatico è irresponsabile. Per esempio, nel mondo del lavoro, lui difficilmente si impegna perché il suo scopo è quello di sabotare magari qualche suo collega, perché lui deve andare avanti, ma gli altri non possono assolutamente andare avanti. Invece, nella vita sentimentale, appunto, è un manipolatore, come vi dicevo prima. Ma è anche una persona che soffre di sbalzi di umore, cioè un attimo prima può stare allegro e felice, un attimo dopo può stare arrabbiato, nervoso, scontroso, senza un apparente motivo. Terzo segnale, praticamente, è che lo psicopatico inganna le persone col suo fascino fasullo. Quando si mostra in società lo psicopatico, di solito non è riconoscibile perché è una persona molto, diciamo, alla mano, che sa le buone maniere e tutto quanto. Però provate a frequentare uno psicopatico, poi vedete come esce fuori tutto il suo carattere. Quarto segnale. Lo psicopatico di solito è così perché magari ha avuto un'infanzia, appunto, dove è stato, diciamo, maltrattato da uno o entrambi i genitori. Faccio un esempio: se per esempio ci sono delle persone che sono psicopatiche e hanno messo al mondo un bambino e fanno abusi su questo bambino, secondo voi questo bambino crescendo come diventerà? È uno psicopatico anche lui, è normale. Tutto dipende dall'educazione che gli dà la famiglia. Quinto segnale. Lo psicopatico, appunto, è un manipolatore. Anche se in realtà questo è un punto che già vi avevo detto, in realtà. Per lui le persone sono solo degli oggetti da manipolare per raggiungere i propri scopi. Però attenzione, lo psicopatico seleziona molto bene le vittime, perché non tutte le vittime sono appunto manipolabili. Infatti mi sembra che avevo fatto un po' di tempo fa un video a parte in cui vi dicevo che appunto la vittima dello psicopatico, del narcisista, di queste persone tossiche, deve avere determinate caratteristiche. Segnale numero 6. Lo psicopatico non è una persona empatica. L'empatia, la sappiamo tutti cos'è, è quella cosa che c'hai che ti metti nei panni di quella persona. Però lo psicopatico questo non ce l'ha, esiste solo lui il suo benessere. Gli altri non contano, gli altri assolutamente non contano. Lo psicopatico non chiede mai scusa, lo psicopatico non prova senso di vergogna, non prova praticamente niente, non prova niente lo psicopatico. E se a volte vi chiederà scusa o proverà il senso di vergogna o appunto si metterà nei vostri panni, è solo a scopo manipolativo, perché lui non lo sente questa cosa, non lo sente nel cuore. Segnale numero 7. Lo psicopatico non accetta regole.
Cioè, faccio un esempio, noi chiaramente siamo in società, la società ci impone delle regole. Lo psicopatico se ne strafrega di queste regole, infatti in alcuni casi più estremi, lo psicopatico si può trasformare in un vero e proprio criminale, magari una persona che va a rubare, ma non va a rubare perché magari non ha soldi, che ne so, per potersi permettere determinate cose. Allora in casi estremi uno può dire vado a rubare, no, lo fa proprio per, come una sfida, come se fosse una sfida, oppure può ammazzare le persone, lo psicopatico è terribile. Se vi sposate con uno psicopatico, con una psicopatica, vi metterà tranquillamente le mani addosso, quindi lasciate perdere. Segnale numero 8. Lo psicopatico è saccente, cioè che significa? Si crede di essere migliore di tutti in tutto. Per carità, ognuno di noi ha delle qualità, tutto quanto, però lo psicopatico, se parlate con lo psicopatico, lui è migliore di tutti. Praticamente in inglese è migliore nella ginnastica, è migliore come pilota, è migliore come, che so, come calciatore, è migliore in matematica. Cioè lo psicopatico così è, si crede di essere migliore praticamente di tutti, in tutto. Infatti lo psicopatico, quando poi il carattere viene fuori, rimane antipatico proprio per questo motivo, perché non, a tutti, cioè, piacerebbe, tra virgolette, avere una persona a fianco che magari si riconosce anche nei propri limiti. Però se parlate con lo psicopatico, ragazzi, lui è migliore e deve essere migliore. Voi sarete sempre l'ombra, perché lo psicopatico è migliore. Ragazzi, se questo video vi è stato utile, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi a questo canale e ci rivediamo al prossimo video.